Da simbolo a simbolo c'è la volontà dello Stato, anche con questi gesti, di strappare i miti stereotipati dell''ndrangheta e portarli verso le istituzioni e la legalità. E quanto successo ieri alla festa di San Michele Arcangelo a Cinquefrondi, patrono della cittadina, quando dopo la funzione religiosa il prefetto di Reggio Calabria Michele Di Bari e il questore Raffaele Grassi hanno deposto rispettivamente ai piedi della statua del santo due cuscini di fiori per testimoniare la partecipazione inequivocabile dell'arcangelo al bene e alla legge. Un invito che abbiamo accolto con favore sia con il questore, il comandante provinciale Carabinieri e Guardia di Finanza, perché riteniamo che il parallelismo tra il bene e il male di San Michele Arcangelo possa essere ben declinato in questi territori tra ciò che è legalità e ciò che è illegalità. Ecco, la nostra presenza oggi è un essere di incitamento, incoraggiamento ai tanti cittadini che intendono sconfiggere il male nelle sue bieghe realtà, ma soprattutto sconfiggere il malaffare dove esiste, e quindi che anche questa festa assuma il volto di una forza in cui il bene possa essere vittorioso sul male. Alla cerimonia erano presenti i comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza Giancarlo Scafuri e Alessandro Barbera, molti dirigenti della Polizia di Stato della Piana, ma non potevano mancare tutte le autorità cittadine, a cominciare dal sindaco Michele Conia. A fine della funzione religiosa, il prefetto ha voluto prendere la parola sottolineando alcuni passaggi salienti del perché oggi sono a Cinquefrondi. La grande esperienza micaelica dovrebbe essere di ausilio, di aiuto, di accompagnamento, di fortezza a coloro che devono soprattutto cavalcare il male, sconfiggendolo anche attraverso una fede vera, sincera, viva, come qui oggi sono tanti. Siamo qui anche per essere di accompagnamento, di sprone, di avere certo la consapevolezza che le istituzioni sono vicine a tutti coloro che hanno buona volontà di mettersi sui percorsi di legalità. Ringrazio Michele Albanese, dottor Albanese, per questo invito che ci ha iniziato, perché credo che questa festa possa anche rappresentare una svolta, una forza nuova, un incoraggiamento, un sostegno, cioè un modo perché la festa non passi ineludibilmente senza San Michele Arcangelo è fuori di dubbio il patrono della polizia, che non a caso celebra la propria festa proprio il 29 settembre, il giorno di San Michele, ma c'è da dire che la criminalità organizzata da sempre si appropria nei suoi riti di affiliazione di simboli religiosi e San Michele ricorre, per così dire, tirato per le ali, chiamato come testimone dei riti di ingresso di passaggio dell''ndrangheta, ma il meccanismo è analogo anche per Cosa Nostra in Sicilia. Intrisi di una pseudo-liturgia parareligiosa, a cominciare dai nomi delle cariche gerarchiche distribuite, e a dimostrazione di ciò un'immagine dell'arcangelo Michele bruciacchiata è stata rinvenuta nella tasca di una delle vittime della strage di Duisburg in Germania nel 2007, prova inequivocabile, il santino bruciato che a migliaia di chilometri dalla Calabria, in un rito di affiliazione, doveva essere avvenuto ieri a Cinquefrondi. Si è voluto invece ribadire che San Michele Arcangelo, senza equivoci, è dalla parte giusta e su questo non si può sbagliare. Parola di prefetto e di questore.